Ringrazio moltissimo la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per aver voluto le scuole in questa giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, dedicata alle famiglie, a tutti coloro che hanno portato il peso del dolore, per coloro che hanno affrontato a viso aperto il terrorismo, coloro che volevano abbattere la nostra Repubblica, che volevano abbattere la nostra vita civile. Fare memoria, costruire memoria, vuol dire permettere anche ai nostri bambini, alle nostre bambine, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di ricordare, cioè tenere sul cuore, quelle persone, quei difensori dello Stato, quelle persone che col loro sacrificio hanno costruito e stanno costruendo ancora oggi, nella nostra memoria, la nostra democrazia. Le scuole sono presenti. Sono presenti e ancora una volta con gli elaborati che vedrete oggi e che sono alcuni fra i tanti, tantissimi, che sono stati sviluppati in questi giorni, le nostre scuole sono presenti e vogliono essere scuole di democrazia e quindi devono avere non soltanto la memoria, ma la capacità anche di trasformare questa memoria in quell'elemento continuo, in quella fiamma continua che deve alimentare la voglia di vivere dei nostri ragazzi e di vivere insieme, in pace e in solidarietà. Mi chiamo Paolo, Paolo Sacrati. Mamma è andata a controllare gli orari delle partenze sul cartellone, quello vicino alla biglietteria, e io sono rimasto con la nonna. Sento il treno che sta arrivando, ma all'improvviso è tutto buio, è diventato tutto buio. Non sento nulla, almeno mi sembra. È proprio tutto maledettamente buio e ho paura, mi metto ad urlare con tutte le mie forze. Qualcuno mi sentirà? Il giudice Amato si sente rispondere che gli autisti entrano in servizio alle 9, che si arrangi dunque. E trova aiuto dunque da altri uomini della giustizia e dello Stato? Forse avete anche voi una risposta a questa domanda adesso. Sappiamo com'è andata, ma io so anche che da quel giorno, dal giorno in cui ho scoperto la storia di Mario Amato, a chi mi dice non vale una scarpa bucata rispondo semplicemente grazie, punto esclamativo. E ripenso all'uomo giusto, all'uomo dello Stato, suo fedele servitore, disteso su un marciapiede, morto e con la scarpa bucata. Dedicato a Mario Amato, Palermo, 29 novembre 1937, Roma, 23 giugno 1980. Dopo 40 anni dalla sua morte, abbiamo il dovere di ricordarlo. La solitudine degli uomini giusti non vale una scarpa bucata. Cadessi a terra in un attimo, senza il tempo di pensare a quando eri bambino, a quando potevi giocare. Sognavi di essere in divisa, di rappresentare la giustizia, di scacciare il male. Ma tu che rimani nei ricordi della gente che ti amava, che ti pensa. Ma tu che non rimani nei ricordi della gente che dimenticava.